Bip bip, fate largo! Mi piace viaggiare con stile. È l'unico modo. Woohoo! Si va a lezione! Lucchetto al monopattino. La prudenza non è mai troppa. Aspetta, che succede? Pista, arrivo io! La strada è mia! Che ne pensi? Guarda un po'. Un attimo solo. Ecco fatto! Ferma, ferma! È fuori controllo! Allora è questa la mia fine! Ah! L'ho quasi beccata! È finita! Sei impazzita! Potevo farmi male, sei una seccatura! Ops, il mio volante, lo porterò con me. Sha-la-la-la-la, che bella canzone, ma la lezione sta cominciando. Qualcosa non va? Ciao, vicina, come va? Bene? Perché sta parlando con me? Ho gli auricolari. Fantastici, vero? Fingi di non aver visto. Fili, wow! Non importa, funzionano ancora. Comunque, guarda questo. È l'ultimo modello. Invidiosa? No, per nulla. Beh, forse un pochino. Un attimo, che cosa c'è nel cestino? È un pezzo di cartone. Mi è venuta un'idea. Ha solo bisogno di qualche modifica. Che sta facendo adesso? No, è impossibile. La tastiera è pronta, ora serve uno schermo. Questa stampa fa il suo dovere. Ora un laptop. Invidiosa, eh? È una tragedia. Ti manca qualcosa? È questo che fa la differenza? Ah, ci sono! Anch'io ho una mela. La metto sul cartone e la fisso con lo scotch. Non dovrebbe staccarsi. Dovrebbe bastare. Vuoi vedere questo? Ma che hai combinato? Mi fa troppo ridere. Non importa, a me piace. È la cosa più importante. Sono esausta, voglio rinfrescarmi. Maggiordomo? Il suo ventilatore d'oro, permetta? Un venticello solo per lei. Che bello! Lo voglio anch'io. Userò questo cartone. Ah, molto meglio. Lo stai facendo a mano? Io non mi sporco le mani. Allora è così, ti sistemo io. Hai ragione, è fantastico. Ti sei fregata il mio venticello? È mio. Ah, l'adoro. Ah, piantala, lo voglio io. Ora smettila, direzionalo qui. Mai. Come va, ragazzi? Oddio, mi gira la testa. Fermati, sul serio. Ha cominciato lei. C'è solo una cosa da fare. Io non guardo. È sicuro? Che sta facendo? Vi faccio vedere una cosa, guardate. Posiziono la tuta sul ventilatore. Prendete una gamba. Sono confusa. Non ho idea di che succeda. Ora vedrete, accendo il ventilatore ed ecco che va. Caspita, è fantastico. Sto benissimo. Basta con le attività stressanti, ho in programma un tour di shopping. Faccio una merenda veloce, questo brownie sarà perfetto. Guarda che bontà di cioccolato. Delizioso, ne avevo proprio bisogno. E userò questo foglio per la lezione. Ok. Prendo una matita. Aspetta, non posso usarle. Guardale, sono minuscole. Ah, fanno pena. Cosa posso fare? È quella la tua matita? È imbarazzante. Ho personalizzato queste a Parigi. Wow, puoi darmene una? Vuoi una delle mie matite? Assolutamente no. No, oh, sei così cattiva. È la vita. Basta così. Aspetta. Mi è venuta un'idea. Prendo questa. Buona questa bibita. Deve esserci rimasto qualcosa. Cos'è quel rumore? Non credo ai miei occhi. Mettiamoci al lavoro. Poso la cannuccia sul tavolo, infilo una matita in una estremità e l'altra matita in quest'altra. È la misura perfetta. Ora ho una nuova matita. Proviamola. Funziona! Fai sul serio? Non mi farei mai vedere con quella. Quale matita dovrei usare? Questa? Oggi compito, qui non si usa il telefono. Ferma lì. Non fare un altro passo. Non avrai mica un telefono? Aspetta, fa sul serio? Torno subito.
Ma che succede? Che strano. Non deve prendere il mio telefono, ma come posso fare? Dai, pensa. E questo che cos'è? È un astuccio di pastelli. Ci sono, sono un genio! Dovrò togliere i pastelli, voglio fare spazio per il telefono. Tolgo le matite colorate al centro. Dovrebbe bastare. Ora prendo il taglierino, farò un taglio nella scatola, deve essere della stessa misura del telefono. Voglio fare un lembo. Sembra della misura giusta. Metto il telefono all'interno e poi richiudo. Nessuno lo scoprirà. Ok, ecco fatto. Fio! Sono tornata, posso entrare in classe? Questo lo vedremo, devo scansionarti. È davvero necessario? Sono pulita, onesta? Niente, non mi nascondi qualcosa, vero? Neanche per sogno. Mi mette un po' l'ansia. Ok, sei brava. Lo sapevo, ha funzionato. Ce l'ho fatta! Via libera, finalmente. Tiro fuori il telefono, ci ho scritto tutte le risposte. Otterrò sicuramente una A. Mi comporto naturalmente. Cos'è questo? È uno scherzo? Posso entrare? Cellulari vietati. Okay, tenga. Sono troppo occupata. È stato facile. Quella regola è assurda. Tanto ho un telefono nuovo. L'altro aveva già 3 mesi. Era il momento di sostituirlo. Questo è molto meglio. La prof mi ha fatto un favore. Farò un po' di shopping online. Braccia distese. Un piegamento. Oh, dobbiamo proprio... Ferma, è ora di sudare un po'. Ah! Lo detesto. Chi la dura la vince. Non voglio vincere nulla io. Ho un'idea, forse questo ti motiverà. Wow! È cioccolato. Accetto la proposta. Non fermarti. Mollalo, aspetta. Oh. Buono. Non mi spiace tanto. Con questo ho chiuso. Ci vuole un approccio diverso. Potrebbe funzionare, sì. Ma che sta facendo? Cosa ne pensi? Guarda quelle sabbie dorate. Wow, voglio andarci! Perfetto. Mi preparo per la spiaggia. Meno male funziona. Torno più tardi. Continuo a correre. Ha, che ridere! Pronta per cominciare? Sarà divertente. Non penso proprio. Ho cose migliori da fare. Selfie? Forza, ti divertirai! Non vuoi lasciarmi in pace, eh? Ok, dammi i pesi. Oh, che schifo! Vuoi che usi questi? Guardali! Sono disgustosi! Io non li tocco! Pronto? Voglio il tuo aiuto! Ora aspetto. Fammeli vedere. Ok. Ah, molto meglio questi. Voglio apparire bella quando mi alleno, come sempre. Sì, perfetto! Sono carina. Ma che ti prende? Ehi, smettila! Non farmi usare il fischietto! Ah, non fare così! Ok! Sì, corriamo sul posto! Avanti! No, io non corro. Ah, ma certo! Guarda che cosa ho preso! Indossalo! Che roba è? Che sta succedendo? Dammi solo un secondo! E... azione! Ah, questo cambia tutto! Guarda quelle sabbie dorate! Lo sapevo, ti piace! Il mio lavoro è finito! Evviva! Niente può fermarmi! Aspetta! No! Au! Forse non era una buona idea! È meglio filare via! Oh, no, non voglio alzarmi! Sì, adoro svegliarmi al mattino! Oh, la colazione a letto, questa sì che è vita! Bah, che schifo, non avrei dovuto berlo! Vediamo, quale delle due ha meno buchi? Devo assicurarmi di portare con me tutto ciò che mi serve, tipo questi! Dovrebbero bastare per il giorno! 401, 2, 3, 4... Avrei dovuto studiare di più ieri! Oh! Ma che cavolo, come ti permette di urtarmi così? Oh, ma guarda un messaggio! Aspetta un attimo! La festa, oh mio Dio, me ne ero dimenticata! Sì, sono super emozionata!
Oh, che schifo, non posso andare alla festa con questo. Non c'è problema, indosserò questo. Ah, neanche questo va bene, accidenti, ci deve essere qualcosa. Diamo un'occhiata al guardaroba. Se c'è qualcosa di bello sarà qui sicuramente. Sì, posso farlo funzionare. Mi piace. Ah? Che diamine? Deve essersi impigliato in qualcosa. Che schifo, una tarma. Beh, non l'avrà vinta. Ti ho detto di ridarmelo, brutta. Ma che ci devi fare? Non indossi neanche i vestiti, sei un insetto. Wow. Ah, non posso credere di aver perso contro un insetto. Ehi, non pensarci neanche. Mi hai sentito? Tieni quella boccaccia lontana dal top. No, basta. Ah, devo fare qualcosa. La ciabatta, ma certo. Ah, mira infallibile. Oh no, credo di averla fatta arrabbiare. Vattene, sei tutta impolverata. Oh mio Dio, devo fare qualcosa. Non mi viene in mente niente, posso solo continuare a correre. Aspetta, ferma. Non preferiresti questo delizioso maglione? No, cavolo, il mio piano non ha funzionato. Eh? Oh, grazie al cielo, ha smesso di inseguirmi. Ma ancora il mio maglione e l'intero guardaroba. Cos'è questo? Ehi, fermi tutti, credo di avere un'idea ingegnosa. Mi servono soltanto questa carta e delle forbici, sono di nuovo in pista. Ok, è ora di iniziare, la festa non aspetta. Comincio tagliando la carta proprio qui, delle belle linee rette. Dovrò fare colpo su tutti, ancora qualche taglio ed ecco fatto. Addio forbici, ora devo cominciare a mettere in ordine. Devo solo piegare un po', piegare funziona sempre. Ok, penso che ci siamo, dobbiamo provarlo. Sì, è venuto come l'immaginavo. Chi ha bisogno di un maglione tarlato quando posso indossare questo? Ciao! Sì, so di avere un biglietto VIP, ma non ho praticamente niente da indossare. Seriamente, la mia vita è così difficile. Nessuno mi capisce. Beh, vediamo che c'è qui. Di che colore è questo, oliva? No. Argento? Passato di moda la settimana scorsa, Non c'è niente che possa indossare. È una giornata terribile. Non ho neanche degli accessori. Guardate queste scarpe terribili. No. Devo fare qualcosa e credo di avere un'idea. Oh, guarda, una chiamata. Pronto? Paris, ho bisogno del tuo aiuto. Non ho niente da indossare. Devi aiutarmi, non so più che pesci pigliare qui. Ok, ci penso io. Grazie al cielo. Ah, ma perché ci mette così tanto? Cioè, boh! Oh, finalmente sei arrivata! Ok, mettiamoci al lavoro, ho già perso abbastanza tempo. Mi serve qualcosa di personalizzato per questa festa subito. Non puoi fare più velocemente? Sto solo cercando di fare le cose per bene. Non ha senso fare qualcosa di personalizzato se poi non sta. Ecco, ho finito, torno subito. Sarà meglio che non ci metta una vita. Oh mio Dio, l'adoro! È un abito da sposa chic, detterò una nuova moda. Ecco il pagamento. Finalmente sono arrivata alla festa. Perché nessuno mi dà attenzioni? Ma che diavolo, che cosa indossa? Una busta? Chi si crede di essere? Mi sta rubando la scena. Fuori dai piedi, dobbiamo vedere questo vestito. L'ho fatto io. E dico a mio papà di comprarmi lo yacht. Oh, guarda lì che scarpe! Che colore, guarda! Sì, carine. Carine, sono spettacolari, devo averle subito. Consegna. Eccovi qui finalmente. Wow, e certo ti stanno benissimo. Oh sì, e mi danno un tocco di classe. Eh già, magari avessi anch'io delle scarpe così. Queste le porto da 2 anni, ma non posso permettermi altro. Guarda quella custodia! Sono forse veri cristalli! Devo averla!
fatto! E fatto! È incredibile! Guarda qui! Questo vestito, che spettacolo! È il mio colore preferito! Già, un vero sogno! Sogno? Per me è realtà! Ta-da! Come mi dona! Adesso devo andare. Ci vediamo? Sì, ciao! Oh, guarda che carino quello zaino! È adorabile! E in effetti me ne servirebbe uno nuovo. Ma ce li ho i soldi? C'è nessuno? Oh, che tristezza! Sono al verde! Ok, tesoro, ecco tutto il materiale per la scuola. Passa una bella giornata, fai la brava. Lo farò! Oh no! Mi si è rotta la busta, mi è caduto tutto! Oh no, tesoro! Ok, non ti preoccupare, sistemo io. Vediamo, ci sarà qualcosa che posso usare in giro. Mi metto all'opera per trovare la soluzione. Tada! Uno zaino nuovo di zecca per te. Wow, è bellissimo! Ok, vado a scuola, ci vediamo quando torno a casa. Ok, signorina, quale zaino vorresti per la scuola oggi? No, quello no, noioso e non è più alla moda. Bene, questo piccolo viola o questo dorato? Sì, oggi voglio usare questo. Ottima scelta, signorina Emma, ecco qua, sono sicura che passerà una bellissima giornata. Fiu, per fortuna ho finito! Mamma, mamma, guarda, a scuola daranno una festa! Wow, sarà divertentissima! Ma mi servirà qualcosa da mettere, vero? Ottima idea, credo che qui ci sia qualcosa che possiamo usare, vediamo un po'. Qualcosa di blu. Sembra una vecchia camicia, beh, mettitela! Ok, mi sta bene, dai, è già qualcosa. Ma bisogna dargli una sistemata. Certo! Aspetta, provo ad aspirare le ragnatele con l'aspirapolvere. Ok, funziona alla grande. Ora girati così posso fare la parte dietro. Giusto un altro po' e... Oddio! Spegnila! Ehi, aspetta un secondo, mi è venuta un'ottima idea. Tieni l'elastico, proviamo. Oh, ho capito! Metto l'elastico sull'aspirapolvere così. E ora con il risucchio le faccio i codini. Ecco, faccio scivolare l'elastico, perfetto! Ma è stato così facile fare le trecce! E vai, sono pronta per la festa! Grazie mille per il tuo aiuto, mamma, sei la migliore! Divertiti! Oh, aspetta, ti stai dimenticando l'invito! Ciao a tutti, sono arrivata! Huh? Annie ha i codini! E anche Betty! E persino Liam! Io non seguo la moda! Io la moda la lancio! Ehi, tu sei la mia stilista, quindi mi serve che tu risolva il mio problema con i capelli, ok? Ci vediamo alla festa! Grazie a Dio sei qui, hanno tutti i codini! Oddio, è vero! Non va bene! Non preoccuparti però, ho la soluzione a tutto ciò! Ti leggo i capelli così! Ripeto altre due volte e poi passo all'altro lato! Perfetto, sta venendo benissimo! Ma non ho ancora finito, serve un po' di luccichio! Ti metto delle gemme sui capelli! Ottimo, finalmente posso godermi la festa! Ah, non ci credo! Guardate Emma, è bellissima! Liam, dico davvero, guardala! Wow. Bellissimo l'outfit di Emma! Chissà se posso farli anche io così! Magari con queste caramelle! Do una leccatina e... È caduta! Mannaggia! Mi sa che non funziona! Ma dove ho messo il... Ah! Un topo! Che cosa? Un topo in casa! Oh mio Dio! Oh, ecco la mia maglietta! Oh, quello stupido topo l'ha rovinata! Ora ha un enorme buco! Mamma! Tesoro, stai bene! Il topo ti ha spaventata! No, ma ha rovinato la mia maglietta rossa preferita! Oddio, questo buco è davvero grande! Forse posso creare qualcosa di interessante! Bene, abbiamo un grosso buco da far sparire! Ci siamo! Ho appena tagliato via tutto ed è sparito! Ora ho il resto della maglia con cui lavorare, devo fare altri tagli però! Non preoccuparti, andrà tutto bene! Voglio tagliare il colletto e rimuovere anche quello! Bene, ora taglio la parte centrale della maglietta! Ma dalla parte davanti, non dietro! Piego i bordi nella parte superiore e cucio una balza!
Non preoccuparti, è davvero facile da cucire. Devi fare delle pieghette e farci passare il filo. Fatto! Ora fai un nodo da davanti e otterrai un top corto carinissimo. Wow, mamma! Mi hai davvero stupita con questa creazione! Quanto mi piace, grazie! Oh, giusto un'altra cosa, non voglio tu senta freddo. Aspetta! Mamma, anche questo foulard ha un grosso buco! Stupidi topi! Impossibile sbarazzarcene, vero? Cos'era il topo? Eccolo! Oh no, mi sono buttata il gelato sulla camicetta! Ah, può andare peggio di così questa giornata, ora devo cambiarmi. Vediamo, non mi va di mettermi questi top. Cos'altro potrei mettermi? Oh, per fortuna ci sei tu, ottimo! Mi serve il tuo aiuto, oddio, questa è una situazione di emergenza! Vediamo cosa c'è qui. Oh, che dire di questa camicia in seta con stampe? Oh sì, mi piace! Ehi, non mi hai presa! Ups, volevo vestire te, non la sedia. Comunque ho qualcos'altro che può funzionare. Oh, non sono più una bidella! Che bella che sono! Scusami! Ma non ti preoccupare, ho un vestito elegantissimo. E se stavolta me lo mettessi da sola? Ecco qua, niente più sedie o bidelle eleganti. Tieni, direi che copre il costo del vestito. Grazie, alla prossima! Phew, che giornata! Non è per niente capace a lanciare vestiti! Ma ora va meglio, è ora di andare in classe! Ecco qua, ho finito di appendere la decorazione con palloncini. Ok, do un'occhiata al frigo, vediamo, mi pare di essermi lasciata un passo speciale. Ah, eccolo, per fortuna ci ho messo un'etichetta! E ora una candelina! Buon compleanno, Annie! Cos'è? Che succede? Una festa a sorpresa solo per me! Certo, buon compleanno! E ora esprimi un desiderio! Sì, non vedo l'ora di mangiare il cavolo del mio compleanno! Stacco una foglia, ecco qui! Buonissimo, è fresco! Ne voglio ancora! Buon compleanno, tesoro, sono contenta, ti piace il tuo cavolo! Oh, e per me? Puoi darmene un po'? Wow! Guarda cosa c'è al centro del cavolo! Una caramella tutta per me, il compleanno più bello del mondo! È all'arancia! So che è il tuo gusto preferito! Sì, è vero, ma la cosa più bella è condividerla con te! E l'ultima decorazione è fatta! Vediamo, non lo so, le piacerà? Buon compleanno, Emma! Ecco la tua torta! Che cosa? Non mi piace questa torta, non è affatto quella che volevo! No, puoi farne una migliore. Vediamo cosa posso fare. Forse posso semplicemente metterci sopra qualche decorazione. Ecco, fatto, è venuta benissimo. È totalmente diversa, spero le piaccia. Un cupcake sulla mia torta, lo adoro. Aia, il mio dente. Mamma, perché mi hai fatto questo? Oddio, no. Ci sarà qualcos'altro che possiamo fare? Oh, giusto, lei adora la frutta fresca! Sicuramente c'è qualcosa che puoi fare con questa frutta! Sì, certo, dopotutto sono un pasticcere e lavoro spesso con la frutta! Ecco, questi tagliabiscotti mi daranno una mano! Li userò sulle fette di frutta! Aggiungeranno un tocco in più! Chi vuole della frutta noiosa quando si possono avere stelle e fiori? Ora che sono ben tagliati è il momento di decorare la torta. Per fortuna sulla torta c'è abbastanza spazio per tutte le fette di frutta. E la torta è pronta. Ecco, che te ne pare? Bravo, è un vero e proprio capolavoro. Buon compleanno, Emma. Ecco la tua torta. Oh wow, amo le torte e la frutta fresca. È buonissima. Beh, sono il meglio per la mia amata festeggiata. Buon compleanno. Ok, sono pronta per andare a scuola. Ehi, quelle sono le mie matite! Oh no, sono tutte rotte! Non ci credo, come faccio a tenerle in ordine? Ah, ecco su cosa ero inciampata, ups! Meglio tirar fuori i miei pennarelli. Questi dovrebbero essere sufficienti per farmi passare la giornata. Ora i miei taccuini, cartelle e raccoglitori. Forse posso rimetterle qui dentro. Oddio, poverina!
Forse è meglio se le do una mano. Ehi, Annie, ecco, per la scuola. Mm? Per me, davvero? Ah, wow, grazie mille, Emma. Ma figurati. Wow, fantastico questo materiale per la scuola. Mi è venuta un'ottima idea. Prendo gli elastici e li metto sulla copertina del raccoglitore. E ora questi elastici manterranno le mie scorte a posto. Guarda, posso anche mettere cose nella parte interna. Wow, è molto capiente. E ora tutte le mie cose sono organizzate al sicuro. Ottimo lavoro, Annie. Grazie, ma senza di te non avrei potuto farlo. Immagino sia ora di iniziare la lezione. Grazie ancora, Emma. Un altro giorno, un altro dollaro. Non posso far entrare chiunque. Fermo lì. Sai chi sono, vero? Mio padre lo verrà a sapere e non sarà felice. Ok. Thank you. Sono solo spiccioli. Li lascio lì. Cioè, e orecchie. Quella guardia mi fa una paura. Mi mette troppa ansia. Ok, buttiamoci. Posso farcela. Non devo agitarmi. Ferma. Quella cosa è sicura? Lo sapevo. No, non puoi entrare. Vattene, sei povera. Non c'è bisogno di essere cattivi. Ma che... Oh, che male. Su cosa sono scivolata? Saranno mica... Wow, sono diamanti. Noti qualcosa di diverso? Forse un po' di scintillio? Allora posso entrare? E lo scanner a decidere. Ho una buona sensazione. Oh? Dice ricca? Non capisco. Lo scanner non mente, va pure. Davvero? Era ovvio. È meglio che mi prepari. Avrò bisogno dei miei libri. Chissà che faremo oggi. Spero qualcosa di interessante. Bene, sono in orario. Il jet si è dovuto fermare per fare rifornimento. Possiamo fare presto? Ho un invito a cena. Wow, guarda quel quaderno! Lo so, è speciale, ma aspetta di vedere questo. No, pazzesco! E guarda il telefono. Non riesco a crederci. Voglio toccarlo. Scordatelo. Forte, eh? Mi sento in vena di cupcake. Lo aggiungerò al mio quaderno. Sembra incredibile. Invidia, ti capisco. Il mio quaderno è così noioso. Non riesco mai ad avere cose belle. La vita è così ingiusta. Un attimo. So cosa fare. Inizierò ritagliando queste immagini. Mi sta venendo fame. Ok, questo è l'ultimo. Ma c'è ancora una cosa da fare. Sapevo che avrei dovuto seguire la ricetta. In arrivo, non badate a me. Devo solo trovare la cosa giusta. Ah, eccola. No, non il croissant, questo foglio di carta forno. Pianino, non posso farmi beccare, è il crimine perfetto. Solo un altro po'. Ho tagliato la carta da forno in quadrati, ora ci metto sopra i disegni e poi li copro con il nastro adesivo. Voglio che sia bello liscio, non posso avere pieghe. Adesso tagliamo via l'eccesso facendo con calma, basta seguire il contorno. Sembra buono. Tiro via la carta forno e riattacco il mio quaderno. Sta bene, no? Farò lo stesso con gli altri. Ora sì che si ragiona. Non dimentichiamo la pizza. Ehi, Alex, guarda qui. Cosa? I colori, le immagini. Wow, l'adoro. Speravo che lo dicessi. Cos'è questa sbobba? Salve, prendo una ciotola di... e quello. Sono andata a scuola di cucina per questo? Non so neanche che sia. Io la chiamo roba verde. Ecco a te. È un po' viscida. Aspetta. Faccia con calma. Mica si stacca. Chi ha bisogno di una ciotola? Ecco, buon appetito. Guardate qui, cibo gratis. Non esiste che io mangi quella roba. Ordinerò qualcosa. Sembra buono. I grumi sono il pezzo forte. Gnam, non vedo l'ora. Che schifo, come fa a mangiarla? Maggiordomo?
Ah, molto meglio, grazie. Preferisco le belle cose della vita. E non c'è niente di meglio del sushi. Ha un aspetto delizioso, l'acquolina. Aspetta, cos'è questo ronzio? È una mosca sul mio sushi! Che faccio? È rovinato! Sto per vomitare! Boh! Dai, per così poco, è soltanto una mosca! Ehi, Alex, posso mangiarlo io? Accomodati! Rimettiti! Levati su! Che lusso! È così bello! Non posso credere che mi facciano sedere sul pavimento, è impossibile studiare così. Piovono soldi, che succede? E poi mi hanno regalato un diamante, uno, ti rendi conto? La lezione comincia? Oh, giusto in tempo. Ah, devo andare, ne parliamo dopo, ok? Dove vai? Fermo lì! Qual è il problema? Fatti vedere. Non ho tempo per questo. Proprio come pensavo, non indossi una camicia. Lo vedremo. Papino, manda elicottero. Adesso. Ma che... È la fine del mondo, salvatevi. Oh, una consegna speciale solo per me. Grazie, ragazzi. È quello che mi serviva. Mettiamocelo. Dovrebbe funzionare, lo sistemo per bene... Stiloso come sempre. Si va in scena. Ora posso entrare in classe? Aspetta. Ah, molto meglio. Adesso soddisfi i requisiti. Scusa per l'inconveniente. Grazie. Che faccio? Forse posso nascondere la maglietta. Alto là, devo vedere il tuo abbigliamento. Resta ferma. Mi piace questo gioco. Smettila! Ora basta! Ta-da! Bel tentativo! Voglio solo andare in classe! Aspetta, ho un'idea! Taglio un foglio di carta in questo modo, poi me lo avvolgo intorno al collo e... Ecco un bel colletto! Riproviamo! Wow, niente male! Mi piace quel colletto! Sì, entra pure! Grazie! Guarda qui, Alex! Bello, vero? Preferisco la seta italiana alla carta. Ma io faccio le mie regole, non porto questa roba. Via. Sul serio? È meglio che prenda dei fogli per la lezione. Oh, giusto. Credo che dovrò usare questo. Alla moda è pratico, scommetto che la tua camicia non può farlo. Oh, è dura, c'è troppo da imparare. Non me ne parlare, non ci capisco niente. Non ha alcun senso, vero? Ho appunti ovunque. Devo organizzarmi meglio. Vediamo che posso fare. Ma che fai? Ecco che ci vuole. Ah? Che cos'è? Guarda qui. Metto il foglio e giro la manovella. Guarda qui come l'ha distrutto. Facile e veloce. Wow, è incredibile! Voglio avere anch'io un distruggi documenti! Aspetta, ce l'ho anch'io! E fai il suo lavoro altrettanto bene! È una bella sensazione! Finito! Però il banco è in disordine. C'è ancora una montagna di carta. Interessante! Ehi, qualcuno ha lasciato qui una bibita e ce n'è ancora un po'! Sto sognando! Me la voglio gustare! Oh sì, ci voleva proprio! Ah, è così divertente! Caspita, ho un sacco di snack! Non posso mangiarli e tenere in mano il telefono, lo metto qui! No, oh, andiamo! Serve aiuto? No, tranquilla! Sicuro? Non riesco a guardare! Aspetta, idea! Basta piegare la lattina! Prova questa! Wow, incredibile! È perfetta! Sei un genio, patatine? Festa da me stasera. Sarà esplosiva. Ciao, ragazze! Muoviti, perdente. Non mi avranno vista.
Dove sono i miei occhiali? Ciao, qualcuno può aiutarmi? Cos'è quella luce? È tuo questo? Aspetta. Ah, lo prendi o cosa? Non posso credere di averlo tenuto in mano. Devo igienizzarmi le mani. Ora va meglio. Ehi ragazzi! Ellie, facciamo una foto, sorridi! Ah, voi ragazzi siete i migliori. Ah, che succede? Un elicottero? Chi è? Grazie per il passaggio. Mi piace fare un ingresso trionfante. È dura essere così ricchi. Questa lezione è così noiosa. Ehi, fate attenzione! Faremo un test di matematica. Conto solo i soldi, non sto dando fastidio. Come vuole, sono impegnata. Spero di passare, ho studiato così tanto. Non dovete parlare. Ecco i fogli di prova. Ecco qui. Io ho delle persone che mi fanno gli esami. Oh, questo mi piace. Che belli i soldi. Oh, sono passata. Grazie. Grazie a te per la nuova macchina. Io esco. Com'è difficile, ma ci sono riuscita. Finito. Ne è valsa assolutamente la pena. Tu, insegnante, puoi prendere questo? Grazie. Che perdita di tempo. Ok, ho valutato i vostri test. Sono impressionata da te, Essie. Un 8 più, sì. Grazie. Un 6? Come? Kay, ma per che cosa ti pago? Non so che dire. Ah, non va affatto bene. Pronto? Papà, ho bisogno di un nuovo secchione. Ok, metto questi nel mio armadietto. Devo prendere un lucchetto. Ah, una stanza segreta. Non l'ho mai notata prima. Beh, tanto vale dare un'occhiata in giro. Wow, com'è spaziosa. Sembra accogliente. Finalmente ho un posto dove leggere e studiare. Wow, non lo sapevo. Devo venire più spesso qui. Ciao, Ellie! Oh, perché? Di certo non parlo con Justin. Non ci capisco niente di tutto questo. Mi serve un po' di tempo per me. Per fortuna ho un posto esclusivo dove andare e serve una carta d'oro per entrare. Ora va molto meglio. Ah, il mio posto felice. È ora di divertirsi. Oh, sembra interessante. Wow, è così realistico. Che giornataccia, devo rilassarmi. Ed ecco gli ultimi sistemi di sicurezza. Non si può mai essere troppo attenti. Oh, finalmente sei qui. Siediti. Odio quando i dipendenti mi parlano. Voglio essere coccolata. Ok, applicherò una maschera per il viso. È la migliore di tutte. È fatta d'oro. La tua pelle sembrerà come nuova. Il che è comprensibile visto il costo. Ecco qui. Amo il mio lavoro. Perché sei ancora qui? Ah, questa sì che è vita. Non so cosa mangiare, c'è così tanto tra cui scegliere. Ma papà, voglio un unicorno. Ehi, qua giù. Te la prenderò subito, mi raccomando. Ecco qui. Buon appetito. Ah, perché devo stare accanto a lei? Oh no, non l'hai fatto. Cameriera? Grazie. È tutto così... povero. Oh, questo è perfetto. Il suo pasto, signorina. Ho gusti costosi. Delizioso, non è per tutti. Che cosa? Ehi tu, qua giù! I vostri soldi, signorina. Buonissimi. Cosa? Non ci credo. Oh,
d'oro. Buonissimo. Sono entrambe ridicole. Sono così affamata, ho bisogno di qualcosa da mangiare. Ma cosa? Non c'è molto tra cui scegliere, accidenti. Ma so cosa fare. Questo colore mi sta bene. Che la caccia abbia inizio. Buoni e succosi. Immagino che questo sia simile al fast food. Facilissimo. Che meraviglia. Amo i ragni. Cosa? Oh, giusto, mi ero dimenticata di queste due. Devo trovare un nuovo lavoro. Cos'è stato? Ah, che bel sonno. È ora di prepararsi. Niente acqua. Come farò a lavarmi? Oh, almeno posso lavarmi i denti. Chi ha bisogno di uno spazzolino? Un po' di menta fresca. Ok. Dovrà andare. Cosa dovrei indossare? Ok, questa è carina. Beh, dovrà andare. No, no, quello yacht è troppo piccolo. Alzati e risplendi. Oh, giusto. Immagino che dovrò essere creativa. Wow, sono brava! Ehi, svegliati! Yuhu! Lo so io! Non sarai in grado di resistere a questo. Oro, che sogno meraviglioso! Ottimo lavoro come al solito. Sto solo facendo il mio lavoro. Addio. Oh, già mattina. Dov'è la mia truccatrice? Pronto? Ho bisogno del tuo aiuto. Cosa posso fare per lei? Devo essere bellissima, ho bisogno che tu mi trucchi. Ti costerà? Dove sono i soldi? Bene. Prendi. Sul serio? Non esiste. Devo fare tutto da sola? Che noia. Ok, penso che siamo pronti per cominciare. Ehi, fingete interesse almeno! La nostra prima diplomata è Cheryl! Ah, i miei fan adoranti! Ti stai diplomando solo perché tuo padre ci ha comprato una piscina? Congratulazioni! Perché mi stai toccando? Che schifo! Non mi sto divertendo, me ne vado! Un applauso per Cheryl! E ora Ellie! Assicurati che il fotografo prenda il mio lato migliore. Ecco il tuo diploma. Sì, ce l'ho fatta! Assolutamente! Facciamo un selfie? Oh, che carino! Ok, scendi dal palco. Infine abbiamo Essie! Sono così felice! Woohoo! Ecco il diploma. Solo? Mi sono ripromesso di non piangere. Oh, vieni qui! Ok, ricomponiti, Kevin. Ti meriti questo, Essie! Wow! Una borsa di studio! Sì! Brava, Essie! Questo è il giorno più bello di sempre! Ehi là! Dici a me, scusa! Sì, ciao! Hai sete, forse? Oh, sì, grazie! Oh, non è quello che intendevo! Ma sempre di acqua si tratta! Doccia gratis, eh?
Da morire dal ridere. Prenderò un'altra bottiglia. Stai attenta là! Oh, stupida buccia di banana! Ma che cos'è tutta questa immondizia? Sono povera! Da quale comincio? Chissà quanto è buono questo! Meraviglia! Così cioccolatoso! Ma che stai facendo? Oddio! Stavo sognando, mi sa! Forse ti farebbe bene una di queste? Tieni! Grazie! Oh, che schifo! Ma che cos'è, zuppa? È caldissima, bollente! Ci credo che fa così schifo! Ho trovato! La bibita è troppo calda? Versala in un bicchiere e mettici dentro un bastoncino da ghiacciolo così! Una volta congelata, tira fuori tutto! Wow! Adesso è una bella bibita ghiacciata! Persino più buona del solito! Capelli a posto, si va a scuola! Dove ho messo i libri? Ah! Serve sempre così tanta roba! Dimentico qualcosa? Dove sono le penne? Eppure le ho viste qui in giro! Oddio! Ridammi l'astuccia, stupido topo! Serve più a me che a te, ok? Ah! Non ci posso credere! Ah! Una vecchia confezione di patatine! Forse questa può andare! Con un po' di colla lungo i lati, così! Fai poi zigzag e rovescia la confezione. Mettiamo la colla sulla parte in fondo così. Non dimentichiamo la parte centrale. Una fantasia a quadri ci starà bene, sì. Eccoci. Adesso rivoltiamo tutto quanto e incolliamo il coperchio. E aggiungiamo una bella zip. Visto che astuccio! Wow! Certo che ci so fare col fai da te! Non voglio fare tardi! Ottima! A chi tocca adesso? Ciao! Fa un bel sorriso, bravissima! Cheese! Mai sentito parlare dei dentisti? Cosa? Fanno davvero schifo! Tornate bianchi! Qualcuno mi spiega che succede? Che imbarazzo! Ehi, forse ho un'idea! Ritagliamo un rettangolo di carta cerata così. Poi mettiamoci del dentifricio. Proprio niente male! Spargiamo un po' di bicarbonato. E fatto ciò spalmiamo tutto col dito. Pronta all'uso! Applichiamola bene sui denti. E adesso aspettiamo un po'. Dopo circa 20 minuti rimuoviamo tutto. E guarda che sorriso! Bel lavoro! Fai un bel sorrisone adesso! Un attimo, ma oggi è il compleanno di Ava! Come ho fatto a scordarmelo? Dovrei avere un regalo per lei da qualche parte, no! Questo è... Nah, un pallone da spiaggia, no! Ma certo, il Pluriball! Tutti adorano questo coso! E posso farci tantissime cose! Tipo... ci sono! Ritagliamo un quadratino e coloriamolo con precisione in alto. Bisogna essere il più precisi possibile. Da qui in poi coloriamo tutto. Non è carinissimo? Ehi! Ciao! Buon compleanno! Ti ho fatto qualcosa di speciale? Ma grazie! Quanto è divertente! Ci posso giocare per ore ed ore?
Sono contenta, ti sia piaciuto. Adoro la mia amica. Oh, ecco la mia canzone. Che bel sole oggi, eh? Che leggi? Sembra roba costosa. Qualcuno ha voglia di gioielli, eh? Torno subito. E salve, per caso ha qualcosa di simile? È il suo giorno fortunato. Che ne pensa? Non so se posso permettermelo. E questo? Sembra persino più costoso. Allora questo, forse? Oh! Aiuto, che posso fare, ragazzi? Ma certo! Prendiamo un pennarello e con la penna per colla creiamo un bel design. Continuiamo facendo in modo che giri tutto intorno. Quando è asciutto, via il pennarello. Wow! Che c'è? Scegli una mano. Questa. Ok, questa. Ta-da! È per me! Grazie, è così originale! Un vero anello tutto per me. Di questo non ho più bisogno. Lo adoro, grazie! Detesto farmi la manicure da sola. Ma una vera non posso permettermela. E questo che cos'è? Super sconto! Fa proprio al caso mio! Ciao, posso aiutarti? Vedi un po' tu? Che mostruosità! Ti costerà un bel po', temo. Quale preferisci? Questi prezzi sono osceni! Purtroppo io non ho altro. Guarda che bella banconota! Ho capito. Devi accontentarti. Ci sto! Prima sistemiamo la carta cerata così. Facciamo un cerchio con la colla. E poi mettiamo sopra un altro foglio in questo modo. Passa il ferro da stiro adesso. Solleviamo il foglio. Ricalchiamo una mano sulla colla. Proprio tutta, eh? E guarda come si vedono bene le unghie. Mettiamo lo smalto sulle unghie adesso. Il rosso è sempre la scelta vincente. Via le unghie dal foglio. Ed eccole qui al loro posto. Visto? Incredibile! Ma certo, sono un artista io. Sì, dobbiamo chiudere quell'affare. Oh, ciao tesoro, papà è venuto a prenderti. Come sei carina. Oh, ciao, il tuo bambino è povero. Oh, l'angioletto della mamma. Come stai? Accidenti, non piangere. Adesso la tua mamma è qui. Andrà tutto bene. Un bambino povero e uno ricco. Immagino che sia ora di farli crescere. Devo solo aggiungere qualche altro anno. Ecco qui, molto meglio. Chissà come stanno adesso. So cosa dovrei fare, mandarli a scuola. Questa scuola è molto bella. Penso che sarà divertente. Oh, che numero fortunato. Dopo di te, Lizzy, sembra proprio che questa sia la nostra stanza. Oh, accidenti, che schifo! Guarda, questo posto è un casino. Aspetta, è ancora peggio, deve essere proprio demolita. No, non posso farci vivere in un posto simile. È tutto ok. Non posso credere che a lui stia bene. Sarà perché è povero. Guarda, c'è una scopa. Credo che possiamo pulire questo postaccio. In realtà è facile liberarsi delle ragnatele. C'è anche tanta spazzatura, non sarà difficile liberarsene. Oh, fammi togliere questi giornali dalle pareti. Ecco, già va meglio. E via dentro il cestino della spazzatura. Ma come mai c'è della corda in giro? Bene, è ora di creare un letto. Ah, questo sì che è accogliente. Oh, Lizzy, guarda che c'è molto spazio se vuoi condividere con me. Sì, beh, no, grazie, pulirò il mio letto tutto da sola. Pronto? Sì, ho bisogno di te per aggiustare delle cose. Salve, signorina, sono della ditta di pulizia che ha richiesto. Aspetta un attimo. Assomiglia tanto a Liam. Comunque sì, ho bisogno che tu pulisca tutta questa zona. Posso farlo, nessun problema.
Ah, non mi convince molto. Ma basta che faccia il suo lavoro. Sembra proprio che bisogna raccogliere la spazzatura. Oh! Mi scusi, signorina, ma io ho finito con le pulizie. Oh, bene, i soldi, non capisco perché tutti li pretendano. Ma fa niente, ecco qua, per aver pulito. Oh, ne vuoi ancora? Oh, ok, va bene. Eccoti qua, dovrebbero bastare, credo. Ora per favore vai via, devo fare una telefonata. Sì, mettetela laggiù, per favore. Oh, adesso andate via. Oh, hai finito il tuo lato. Non male. Qual è il vostro miglior trucchetto per la scuola? Ditecelo nei commenti. Condividete il video con gli amici e iscrivetevi al canale per altri contenuti fantastici come questo qui. Non importa quanti zeri ci sono sul tuo conto in banca, la scuola è uguale per tutti. Qual è la tua materia preferita? Condividi il video con gli amici e iscriviti al canale per altri video divertenti come questo qui.